No, l'ho fatto anche io, l'ho fatto tutto quanto io. Dopo l'ho dato un altro. Si riprende a giocare quarto ed ultimo periodo dell'incontro San Giorgese 2000 e il PDNS Basket sul punteggio di 64 a 37 per la squadra locale. In attacco del PDNS con Ciccola che va al tiro, sbaglia e palla recuperata ancora per la San Giorgese in casacca bianca. Grillo per Belli, nuovo acquisto della San Giorgese, Fedeli, Cappella, tre giovani in campo con l'innesto di Rossi e Fedeli, al tiro Cappella che sbaglia, recupera le Pidienze, al tiro il numero 43 Polini, infrazione di passi segnalata dall'arbitro Donna alla San Giorgese. Ancora in attacco le Pidienze, 35 Malvestiti che scarica al numero 45 Damiani che realizza. Grillo in attacco, cerca di entrare, ci riesce, realizza il giovane Grillo per la San Giorgese. Ciccola in palleggio delle Monache, al tiro da tre punti che realizza su difesa di Fedeli, ma non può far niente su un bel tiro di delle Monache. Cappella, Grillo, Belli, Fedeli, Cappella in entrata, scarica per Grillo che va al tiro, sbaglia il tiro, rimbalzo del numero 40 Ciccola. Polini, ancora Ciccola per l'Elpidienze, va in entrata, sbaglia il tiro, rimbalzo di Damiani che realizza. Belli in entrata ma non riesce a far canestro, recupera Fedeli che però gli viene fischiato un fallo. Rimessa azzurra, terzo fallo di Fedeli. Ancora il tiro delle Monache che realizza ancora da tre punti. Punteggio 66 a 47 per la San Giorgese e 19 punti di divario tra le due compagini. Non riesce a recuperare, riesce a recuperare Rossi dopo aver perso palla Fedeli, ma la difesa Elpidienza riesce a imbrigliare i colori nerazzurri. Sei minuti e 31 secondi dal termine dell'incontro. Coach Rocchetti tira fuori il quintetto giovane per il quintetto base della San Giorgese.
Fonda Matteo riesce a prendere un rimbalzo in difesa, Menconi, Di Maggio. Traini per Di Maggio che cerca di penetrare ma non ci riesce, ma scarica per Magrini che realizza ancora due punti per Alessio Magrini. Difesa uomo angora per la Sangiorgese, al tiro il numero 35 Malvestiti che sbaglia ma recupera D'Angilla e realizza due punti per i suoi colori. Menconi al tiro che realizza ancora da tre punti, Luca Menconi. Ancora del Pienze al tiro con Polini ma sbaglia, ancora Menconi al tiro, sbaglia questa volta, gli esce, gli sputa il canestro, gli sputa la palla per essere precisi, il canestro, rimessa a Sangiorgese col punteggio di 71 a 49. Delle Monache per D'Angilla, tira, sbaglia, recupera in difesa Menconi e la porge al playmaker titolare Di Maggio. Traini per Di Maggio, Menconi, scarica per Conda Matteo che realizza da sotto. Conda Matteo Marco, rientrato come dicevo prima da un tosto infortunio. Fallo commesso da D'Angilla su Traini. Secondo fallo di D'Angilla. Di Maggio fa piazzare i suoi. Menconi per Conda, non riesce il passaggio per intercettamento del numero 35 Malvestiti, ma è rimessa bianca. Realizza Di Maggio, due punti ancora per la Sangio. Al tiro per il Pidiense Vecchi che realizza da tre punti. Conda Matteo per Traini. Traini per Conda Matteo. Conda Matteo scarica per Di Maggio. Magrini, Conda Matteo, Traini. Non arriva un passaggio sotto canestro a Magrini, ma rimessa ancora a Sangiorgese a 4 secondi dal termine dell'azione. Sbaglia Magrini da sotto, recupera l'Elpidiense con D'Angilla in palleggio, ancora l'Elpidiense con Vecchi in entrata, la porge al numero 35 Malvestiti che realizza. 21 punti di distacco dalla Sangiorgese, ma il Pienze sta provando
un po' tutto per recuperare questa partita che è stata compromessa inizialmente sicuramente da poca precisione e molta difesa della Sangiorgese. Sbaglia Traini dalla distanza, recupera numero 35 Malvestiti, sbaglia il tiro delle Monache. Una bella azione della Sangiorgese, non è stata completata per sfortuna di Magrini. Ancora l'Elpidiense, ancora in attacco, che realizza ancora con numero 35 Malvestiti. Cambio per Magrini, esce per dar posto al numero 18 Grillo. Menconi, Conda Matteo per nessuno, preferisce entrare ma sbaglia. Ancora l'Elpidiense per onorare questa partita, infatti realizza ancora 3 punti numero 35 Malvestiti. Conda Matteo per Di Maggio che va al tiro, sbaglia anche lui, 12 secondi al termine dell'incontro. Delle Monache da 3 punti che realizza a pochi secondi dal termine, 75 Sangiorgese, 62 Elpidiense. Termina l'incontro con questo punteggio e quindi la Sangiorgese è ancora prima in classifica con l'imbattibilità ancora che prosegue, 8 partite e 8 vittorie. L'Elpidiense rimane a 8, la Sangiorgese sale a 16. Appuntamento è fra 15 giorni contro il San Severino Marche. Sabato prossimo la Sangiorgese affronterà una squadra, una compagine molto forte a Civitanova Marche. A tutti voi una buona serata.